Prima i grandi studi televisivi, ora la piazzola di un camping. Prima la gestione di una grande azienda, ora la gestione del piccolo Leo. Prima l'ambiente dello spettacolo, ora l'ambiente. Ciao ragazzi, sono molto contento di tornare con quel format in cui andiamo a caccia di persone che guardano il mondo da un'altra prospettiva. Stiamo andando a conoscere Paolo. Tutto ciò che sappiamo di lui è che per anni ha gestito studi televisivi e ora vive isolato in un campeggio. Oggi porteremo la Panda sulla zona del lago di Como, precisamente sul lago di Annone, per scoprire com'è la permanenza in un campeggio e quali sono le scelte che l'hanno portato lì. Attenzione perché c'è transito di animali ferocissimi. Piacere. Ciao. Ciao Paolo. Appena arrivati, Paolo ci ha portato direttamente nel posto in cui vive. Eccoci. E questo è un campeggio stanziale, significa aperto tutto l'anno, quindi posso viverci. Paolo vive dentro questa accogliente casetta di legno su ruote da 10 anni. Si paga al campeggio l'affitto della piazzola e si possono beneficiare di tutti i vantaggi del campeggio, in questo caso un bar, ristorante, discoteca, che non è il mio genere, piscine, giochi per i bambini. E invece luce e acqua, come si è organizzato? L'acqua è compresa nei costi di piazzola, la luce viene pagata a consumo. L'unica utenza, la rete internet, chiaramente è un'utenza personale. Mentre Paolo parlava, era chiaro che dietro la sua scelta di vita ci fosse qualcosa di importante. Prima di parlarne, però, avevamo tutti una certa fame. Andrea, ti assegno una missione: la perfezione, la precisione, l'organizzazione sono la base del risultato. È la zucchina che sbuccerò con più tensione della mia vita, perfetto. C'è già una vibe particolare, si sta da dire oggi. Dopo un ottimo risotto alla milanese, facciamo due passi per conoscere meglio la storia di Paolo. Raccontaci. Io ho finita la scuola, il liceo, ho avuto la tipica crisi identità dei 18 anni, ho tentato la scalata dell'università, sono frenato dopo un anno e per qualche dono del cielo mia madre ha trovato nel giro di pochi giorni lavoro in una delle prime emittenti TV locali in Italia e al tempo stesso una scuola di cinema. Ho fatto un'overdose di televisione, giorno e notte, per cui nel giro di pochi anni mi sono trovato a essere imprenditore con i miei studi televisivi, la mia telecamera, le mie scenografie per più di 20 anni. Poi basta. Come per tanti altri imprenditori, la grande crisi economica del 2008 è stata uno spartiacque nella vita di Paolo. Tutte le grandi aziende attorno a cui orbitava il mio lavoro hanno chiuso. E dove io ancora ho tenuto duro perché volevo difendere non solo la mia azienda ma anche i ragazzi che lavoravano con me, a cui ero molto affezionato. Quando ho visto che tutte queste aziende chiudevano, probabilmente dentro di me ho smesso di combattere. La resa, purtroppo, diventa un tracollo. Io ho un bel momento da buon ex giocatore di poker. Ho detto facciamo all in, ho venduto la casa, ho venduto tutto, ho venduto la mia collezione di giornalini, quella di cani da pesca, tutto quello che avevo, la chitarra elettrica, i dischi, le audio, tutto. Sono letteralmente arrivato sull'ultimo gradino, quello in cui guardi sotto e non c'è più nulla. E lì
Vabbè, lì è successa una cosa abbastanza incredibile, chiamiamola miracolo, chiamala come vuoi. Sta il fatto che io sono rinato letteralmente, ma proprio letteralmente. Dopo aver chiuso l'azienda e venduto casa, Paolo decide di trasferirsi in campeggio e iniziare una nuova vita in totale simbiosi con la natura. E rispetto a quello che ho fatto fino a quel giorno, che erano cose completamente diverse, sono tornato qui con il progetto Amore con il Mondo. Amore con il Mondo è l'associazione con cui Paolo ha lo scopo di portare un messaggio di amore verso la natura, creando videodocumentari che lo hanno portato in molti luoghi del mondo. Ho interpretato come missione di vita proprio questo dialogo duale tra il mondo creato e il mondo costruito. Questo è il mondo creato. Il mondo costruito è l'automobile, la macchina, la metropolitana, l'aeroplano, la strada, il semaforo, eccetera, no? Noi siamo immersi nella realtà costruita. Questa è la nostra realtà. Ma se io voglio dialogare, adesso uno dice, ma sei scemo, si mette a dialogare con un albero. Dialogo interiore. Prima di proseguire ringrazio lo sponsor di questo video, NordVPN, per sostenere il nostro lavoro e offrire un servizio molto importante. Per chi non lo conoscesse, NordVPN è un modo semplice ed economico di tenere i propri dati online al sicuro, soprattutto quando ci colleghiamo a dei wifi fuori casa. Oltre alla sicurezza, un servizio che usiamo spesso è quello di sbloccare i cataloghi video di piattaforme estere molto più fornite di quelle italiane. Ad esempio, con Netflix Italia ci sono circa 2800 titoli. Sbloccando Netflix americano si ha accesso direttamente a quasi 6000. Quindi, il servizio può essere usato su 6 account diversi e, cosa molto importante, il primo mese è di prova. Per cui, nell'eventualità in cui doveste accorgervi che non vi serve, potete tranquillamente disdirlo senza spendere un centesimo. In questo momento c'è l'offerta per il Cyber Month, quindi cliccando sul link in descrizione otterrete uno sconto importante sul piano biennale più un mese completamente gratis. Ora continuiamo con il video. La sofferenza più grande è stata proprio quella specie di disagio sociale. È un po' chi è che vive nei bungalow, vi terremotati, disadattati, falliti. Questi modelli sociali del fallimento, drammatici, che negli ultimi anni hanno coinvolto centinaia di migliaia di imprenditori, perché hanno centrato tutta la vita a avere qualcosa, a fare. Ma io non sono quello che ho, non sono quello che faccio, io sono quello che sono. E questo passaggio è lungo, però viene proprio nel momento in cui perdi. E quando ho perso questo qualcosa, all'inizio dico, ah, ho perso. No, oggi io dico, ho acquistato. Rinuncio alla casa, però guadagno la risorsa più importante, il tempo. Oh, I ain't gonna live like this no more. Most my life been waging war. Quando noi entriamo nel meccanismo della ricerca di noi stessi, beh, non è che facciamo un cammino di 5 minuti, Bene, siccome uno dei protagonisti di questo video è, per fortuna, la natura, Paolo ci sta portando sulla cima del Monte Barro, uno dei luoghi più belli, significativi della zona in cui vive. Il passaggio dalla vita precedente alla vita di campeggio, se vogliamo guardarla per quello che è proprio l'aspetto pratico, è dovuto anche a questo, alla mia necessità di avere meno cose, meno impegni e il massimo tempo. Wow, da quant'è che non le metti queste? Le metto dai tempi della città e quindi da 10 anni. Spesso la vita ti porta a cambiare in funzione di quello che desideri, non sempre avviene. Il problema è che troppo spesso non siamo capaci di formulare desideri autentici. Il potere di manipolazione di alcune fonti di comunicazione è talmente grande da non accorgerci di quello che avviene intorno a noi.
tecnicamente forse lui. Grazie Paolo che ci ha rivelato uno dei suoi spot segreti. Guardate qua, panchina vista, vista mondo. Beh, a Hollywood hai sì, una roba così virtuale, sì, ti metti la maschera e qui questa è la realtà. Come se ti svegliassi dal sonno, sonno che può durare 40, 50 anni, una vita intera, e ti dici: ma cosa sto facendo? Dove sto andando? Perché? In quell'attimo cambi completamente connessione, cambi completamente il rapporto con la vita e ti orienti su una rotta diversa. Il campeggio è là. Avete raggiunto a grandi. Cosa che ti manca di meno dell'ambiente televisivo in cui lavoravi, la cosa che proprio dici sono contento di averla alle spalle? Praticamente tutto, perché la televisione è finzione, i telegiornali sono sensazionalismo, spettacolarizzazione della notizia, tutto ciò che è politica è una recita, è un teatro, ma quando lo vedi dietro le quinte ti rendi conto della falsità e dell'ipocrisia di tutte queste cose. Senti, non puoi non sentire il bisogno di starne fuori e di fare qualcosa come stiamo facendo adesso, autonomo, indipendente ma autentico. E tutte queste montagne ormai ci conoscono a memoria e noi conosciamo loro, però ogni volta è uno spazio diverso, perché cambiano le stagioni, cambia il meteo, cambia il clima, cambia il modo con cui noi osserviamo le cose. E se noi possiamo cambiare la percezione di quello che osserviamo, cambiamo la percezione della vita. E questo era il video di oggi. Siamo molto contenti di avervi raccontato la storia di Paolo, perché è una storia molto forte e molto vera. Quindi grazie per averla ascoltata. Noi ci vediamo la prossima settimana.